Salve, benvenuto in questo tutorial, il primo tutorial del nuovo canale YouTube Mondo WordPress Italia. Allora, oggi andremo a vedere come realizzare un clone praticamente del nostro sito web. Questo ci è utile per vari motivi. Uno principale è una copia di sicurezza, in caso qualcosa va male, va storto. La seconda cosa principale è per fare dei test di funzionamento se vogliamo modificare qualcosa dentro il nostro sito o testare un plugin che ci piace ma non vogliamo rovinare il nostro sito, il nostro sito che è già funzionante online. Questo è molto utile in modo che praticamente non andiamo a sporcare il nostro sito, ufficiale. Allora, la procedura è un po' macchinosa, però è facile di attuazione, molto semplice. Prima cosa che dobbiamo fare è andare dentro il nostro database e fare un'esportazione del nostro database. Allora, come si fa? Entriamo dentro, andiamo nel menu Esporta, mettiamo Personalizzato. Controlliamo bene che ci siano tutte evidenziate tutte le varie carte, tutte le varie tabelle del database. Facciamo praticamente giù in fondo esegui. Ci fa praticamente l'esportazione del file con estensione SQL. Lasciamo, questo è un file un po' pesante, ci mette un po' di più. Fatto questo lo possiamo già chiudere. Lasciamo aperto il nostro pannello di controllo del nostro hosting e andiamo praticamente a fare la seconda procedura, che sarebbe: andiamo tramite FTP nel nostro server, andiamo praticamente dentro il nostro server dove sta il sito. Allora, scusate che devo capire, test, ok, non ci interessa. Allora, ecco, allora io come vedete ho creato fisicamente una cartella. Come ho fatto? Tasto destro, fatto crea ca la cartella e entra in essa, cioè ti crea la cartella e ti fa entrare dentro. La chiamiamo clone e il nome del sito in modo che non ci sbagliamo. Fatto questo, a voi vi entrerà in automatico dentro. E copiamo tutti i file del nostro sito WordPress, completamente tutti, dentro praticamente la cartella del clone. Ok? Fatto questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare sempre dentro il nostro database. Vabbè, ne creiamo uno per farvi vedere come importare il file SQL. Test tutorial, facciamo creare database. Ok, voi vi mente allora, questa è una cosa un po', c'è da fare una premessa. Allora, se il vostro hosting vi permette di creare un certo numero di database è una cosa molto positiva, altrimenti vi consiglio di magari pagare qualcosa in più per l'apertura di un nuovo database, perché è fondamentale questa cosa, se no non potete attuare la procedura di clone, ok? Perché non possiamo andare a sporcare la tabella, il database principale madre, assolutamente non si può fare. Perciò dovete, se avete già questa impostazione, bene, se no chiedete al vostro hosting, e il 99% degli hosting stanno su un famoso provider che questa cosa non la dà e fa pagare qualcosa in più per crearti altri ulteriori database, cosa che io non ho perché mi affido a un hosting molto professionale e ho, io ho i database illimitati perché vabbè lo faccio per lavoro. E questa è un'altra funzione che a voi non serve. Però, per esempio, se sul mio hosting io posso creare a livello base, qualsiasi persona può creare fino a 10 database, perciò bastano e avanzano. Comunque,
Detto questo, ammettiamo che voi potete creare un altro database vergine, ci entriamo dentro, come vedete è completamente vuoto. Ricordate che dovete cliccare fisicamente il nome di come avete chiamato il vostro database. Naturalmente questo è un test tutorial, ma io voi chiamatelo proprio come si chiama il sito, scrivete clone trattino e il nome del sito, ok? In modo che vi ricordate che questo è un database di backup. Allora, detto questo, andiamo su importa, scegliamo il file. Ok, lo dobbiamo andare a cercare. Scusate. Non me lo trovo, perciò non sta qui. Eccolo qua. Lo andiamo a selezionare e andiamo su esegui. Aspettiamo che carica il tutto. Metto in pausa e poi ci rivediamo quando ha finito. Ok, fatto questo, ha importato tutte le tabelle del sito originale. Adesso questa parte la possiamo chiudere e lasciare il pannello dei database. Andiamo adesso, una volta che avete finito l'importazione delle cartelle del sito di WordPress dentro alla cartella clone, dobbiamo andare a modificare il file config.php. Ok, qui dentro dovete andare a modificare queste diciture qua, define database user, e dovete mettere praticamente il nome del database in questione. Io in questo caso è clone. Ah, scusate che mi sono perso. Ok, dovete mettere il nome del database, l'username del database e la password. Controllate bene, è importante perché a volte può essere, si può modificare questa cosa qui: database charset to use the creating database table. Ok, dovete controllare che ci sia questa dicitura qua, UTF-8. Molte volte lo sporca. In caso lo modifichiate in questa procedura qua, UTF-8, facciamo save. Ok, possiamo già chiudere tutto. Ok, una volta fatto questo, adesso dobbiamo andare a modificare una cosa. Allora, io lo faccio direttamente dal database, però io a voi vi faccio vedere un'altra procedura più sicura. Allora, test tutorial. Ok, io lo vado a modificare qui dentro il database. Ok. E se volete vi faccio vedere anche qual è la tabella incriminata, è option, però voi fate questa procedura che è molto più sicura. Cosa fate? Allora, andate praticamente dentro nel file SQL che avete esportato dal database. Io adesso lo vado a vedere. Dropbox, eccolo, dovrebbe stare qua. Eccolo qua. Allora, cosa fate? Lo dovete editare. Allora, fa tasto destro se avete Windows, fai apri con bloc note e dovete dargli praticamente le URL del sito web che dovete clone. Ok, adesso vi faccio vedere come. Allora, abbiamo detto che praticamente il lavoro finito sarà così. Questa
Questo è il sito principale, come vedete, e questo è il clone. Infatti c'è scritto clone, ok? È uguale, identico, spiccicato. Allora, nel file clone dovete, se avete attivi i certificati HTTPS, copiare anche i certificati HTTPS. Altrimenti va bene anche soltanto se è un sottodominio, il nome è il sottodominio, oppure se invece è nella root e non avete i sottodomini, copiate il www.vostrosito.com.it, quello che è, slash clone del sito. Allora facciamo copia, andiamo in questo file qui editato, facciamo, intanto prendiamo trova e dobbiamo cercare quante volte è presente . Ok, perfetto, perché non è più così, perfetto. Allora, perché io l'ho modificato giustamente, non me lo trova più. Allora, andiamo a vedere. Ah, ok, sì, giusto. Allora, formato, e andiamo su sempre trova. Andiamo a modificare... Allora, ecco qua, vi ha trovato la URL, vedete? Poi naturalmente ve ne troverà altre. Allora, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo modificare queste URL, perciò fai trova e sostituisci, mettiamo la URL principale, cioè quella del sito nostro, e sotto quella del clone, eccetera, eccetera. Fai, sostituisci tutto e ve la sostituiti. Adesso praticamente ha la stessa funzione della tabella del database che ho fatto vedere. Una volta fatto questo, se fate questa procedura, dovete riportare nuovamente il database. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo... aspetta, te lo ritrovo. Eccolo qua. Dobbiamo praticamente cancellare, perché sennò non funzionerebbe il sito, scendere giù di sotto, fare elimina, poi ritorniamo qui, facciamo importa, scegliamo il file e praticamente andiamo dove si trova. Lo carichiamo, una volta importato, vedete tutte le tabelle, varie cose, eccetera, eccetera. Praticamente il nostro sito è funzionante, è una copia identica, spiccicata, praticamente al nostro sito originale. Come vedete qui, questa è la versione clone, che è uguale a quella praticamente che funziona, che del nostro sito, e questo è il sito originale. Ora qui non c'è, perché qui ho fatto delle modifiche in più e non è vero. Comunque questo è un clone del nostro sito web. Ok, spero di essere stato utile su questo tutorial. Fate delle domande, su delle perplessità, avete dei problemi di funzionamento, io vi aiuto molto volentieri. Ciao e benvenuti nel mio nuovo canale di YouTube. Ciao ciao.